Perché dormi qui in macchina? Perché non controlli il telefonino? Io lo controllo il telefonino. Ah. 60 chiamate perse. Ma che è bruciata casa? Peggio, sali. Allora? Allora, Giorgio, io sono certo che se tu avessi saputo del rischio che io avrei potuto correre facendo quello che fai, lo avresti sicuramente evitato per non mettermi nei guai. Perché? Che ho fatto? Ma tu lo sai chi è quella donna, quella della Porsche rosa? Lo sai chi è? È Lara, la moglie del tuo capo. Ah, lo sai? Ah, lo sai e me lo dici? C'hai pure la sfacciataggine di dirmelo in faccia! La sfacciataggine? Me l'hai chiesto te? Mi stai mettendo in una situazione imbarazzante! Lo so, papà, io questo lo so, me ne rendo conto. E infatti voglio risolvere. Come? La lasci? No, ah, che no. Sei, ma io non posso lasciarla, papà. Io ho comunque trovato un modo smart, easy, però sempre delicato, per confessare al marito come stanno le cose. Cioè? Il TikTok. Quello che io e sua moglie ci siamo fatti insieme a Sutri. Lo vuoi vedere? Non lo voglio vedere! Leva le mani, non lo voglio vedere! Non lo tocco, non lo tocco. Non lo voglio vedere, non voglio vedere nulla. Io voglio soltanto sapere. Questo zzo di TikTok che hai fatto a Sutri con Lara, lo hai postato? No. Ma che sei matto? No. Meno male. Ancora ci devo mettere tutta la musica? Ma che metti la musica? Ma tu sei matto col botto? Tu sei un delinquente!